Allora, parto un po' dall'inizio di quello che dicevi, ragionando sull'idea dell'energia anche come risposta dei bisogni, bisogni, se vogliamo chiamarli così, bisogni universali, umani e non umani anche. Pensando al tema della colonialità dell'energia, mi viene in mente come lo sviluppo di forme di energia fossile che hanno, diciamo, sono state una delle basi, uno dei pilastri dello sviluppo moderno capitalista, industriale, della società, anche post-industriale ovviamente. Ecco, cioè tutti i processi di estrazione e di devastazione, di violenza che li accompagnano, sono stati spesso giustificati sulla base della potenzialità dell'espansione, di una risposta a dei bisogni umani, universali, attraverso il progresso che era questo modello, segnato da questo modello di sviluppo basato proprio sull'industrializzazione e l'estrazione di risorse, di energia, sources, scusa, sources of energy, come si dice in italiano? Fonti, ecco, scusate, ogni tanto mi faccio lo switch, quindi sulle estrazioni di fonti di energia fossile. Quindi, e tuttora dal mio punto di vista è così, anche pensando alla retorica odierna, purtroppo, e a ciò che sta ancora più purtroppo succedendo a livello della politica istituzionale oggi, l'idea è quella che si possa o si debba continuare nell'estrazione di appunto fonti di energia fossile, perché queste possono rispondere, possono soddisfare dei bisogni sempre più allargati. Quindi, diciamo, la base di un'industria estrattiva giustificata su l'idea che un giorno ci sarebbe stata un'inclusione di tutti gli esseri umani, di tutti i soggetti, all'interno di un paradigma di benessere e di cosiddetto sviluppo, diciamo, costruito sul modello occidentale. Il problema, dal mio punto di vista, è non soltanto poi le conseguenze da un punto di vista climatico, ambientale, che ovviamente sono devastanti, ma è anche che di fatto questa promessa di inclusione dentro questo sistema sia completamente rotta. E questo è stato evidente dal mio punto di vista, a partire credo in modo proprio più evidente nel nord ricco, chiamiamolo, già dalla crisi finanziaria del 2008, e ovviamente si rende sempre più evidente man mano che il sistema, diciamo, mostra le sue crisi in modo più evidente e forte. Non da ultimo, ovviamente, nel contesto della guerra, ma soprattutto della speculazione finanziaria attorno all'energia. E ecco, quindi che transizione pensare in questo momento che sia giusta e che sia effettivamente inclusiva, di contro a questa promessa falsa di inclusività? Necessariamente, dal mio punto di vista, una transizione giusta non può quindi soltanto riarticolare il tema appunto delle fonti energetiche uscendo da quelle fossili in quanto climalteranti, ma veramente deve ripensare completamente il sistema energetico, forse l'energia nel suo essere, non so come dire, nel modo in cui viene concepita. Perché senza questo ripensamento, dal mio punto di vista, il sistema energetico continuerà ad essere escludente e ingiusto, come d'altronde gli esempi concreti di transizione guidata dal capitale ci mostrano. E per quanto mi riguarda,
Una delle ragioni per cui questo accade è che il sistema energetico, per come è stato costruito, come lo abbiamo ereditato in qualche modo dagli ultimi secoli di sviluppo capitalistico, è di per sé intrinsecamente coloniale, per una serie di motivi che lo rendono appunto sia ingiusto ed escludente che anche devastante da un punto di vista ambientale e violento. Innanzitutto perché se pensiamo alla storia, come già menzionavi tu, no, dello sviluppo dell'energia nel contesto del capitalismo occidentale, questo è basato sull'estrazione, sull'espropriazione, su una violenza che è coloniale e improvvisamente sulla capacità di trasportare energia, che fosse energia dei corpi o che fosse energia di fonti primarie, da una parte all'altra del globo, considerando questa energia come qualcosa di completamente astratto e intercambiabile. Cosa succede dal mio punto di vista in questo processo? Che l'energia si deterritorializza. Scusate. L'energia, l'uso dell'energia si deterritorializza completamente, si distacca da quello che sono i limiti anche biofisici di determinati territori, anche della capacità dei corpi diciamo così, portare avanti del lavoro dentro quei territori, e quindi in qualche modo si instaura una sorta di diniego del limite che porta a questo ideale di progresso un po' prometeico, dell'idea anche della possibilità del dominio, no, sulla natura. E questo per quanto riguarda l'aspetto ambientale, però chiaramente questo processo ha dall'altro lato è basato su l'espropriazione di terre, di risorse da determinate popolazioni che ne rimangono ovviamente private e che anche rimangono private dei cosiddetti benefici del progresso, in favore di alcuni soggetti che divengono in quel contesto privilegiati. E la transizione ecologica, per come viene articolata dal mio punto di vista nell'ambito capitalista, in realtà continua questa traiettoria, semplicemente cambiandone la materia, non so come dire, no? Per cui anche quando si parla di cosiddetta bioenergia o bioeconomia, no? L'idea che si possa in qualche modo far funzionare l'economia capitalista attraverso delle materie che invece sono biologiche e quindi ritenute più sostenibili, spesso invece vediamo che di fatto si ripetono queste stesse dinamiche basate per esempio sull'astrazione, quindi non lo so, le energie cosiddette rinnovabili e verdi vengono comunque deterritorializzate, poste al di fuori di territori, dei territori a cui poi fanno riferimento, spesso si basano su o l'espropriazione di territori rispetto all'autodeterminazione di chi ci vive, o comunque su un intenso sfruttamento di questi territori, e in qualche modo anche qui, nonostante di per sé l'energia cosiddetta rinnovabile si basi su dei cicli, su delle variazioni naturali, cercano, diciamo, tutti questi sistemi di energia cercano di evitare questo problema, no? Per esempio, non so, il sole non c'è sempre, c'è ogni tanto può piovere, può essere però l'attenzione della transizione energetica basata sul solare, sul fotovoltaico, è anche quella di pensare a dei sistemi che diano la possibilità comunque di avere energia sempre, quindi di nuovo ripensare la bioeconomia, la bioenergia, a
favore di un sistema che però è stato modellato sull'energia fossile, che invece è morta, è trasportabile, è di per sé quasi, no? Se vogliamo, l'incarnazione di questa idea di energia astratta, che quindi può essere trasportata ovunque. Come dicevi, secondo me è estremamente interessante il fatto che, per esempio, nel capitalismo la forza dei corpi, l'energia dei corpi sia stata articolata in forza lavoro, cosa che in qualche modo lo è ancora, non so come dire, ancora siamo misurati come tempo di lavoro, come forza lavoro astratta, eppure noi siamo corpi. Cosa significa questo profondamente? Significa, per quanto riguarda un pensiero di una transizione ecologica, che sia anche una transizione di vita buona, di trasformazione delle relazioni, che rimaniamo merce tanto quanto rimane merce l'energia e tanto quanto tutto questo sistema permette la perpetuazione di un'espropriazione e di uno sfruttamento al di là del limite delle capacità sia dei corpi che dei territori. Non so rispondere alla tua domanda su che traiettorie per una transizione giusta ed equa, però ecco, quello che mi viene in mente è in qualche modo uno smembramento di questa logica di astrazione, di colonizzazione e di continuo un processo che spinge, no, dei soggetti e dei territori oltre il margine di esclusione da cui estrarre. Per cui ripensare un'energia che sia, per esempio, territorializzata, che risponda a delle relazioni, a delle necessità di comunità e che rimetta al centro la vita, ma non come vita mercificata, cosa che per esempio a me è una cosa che mi fa sempre molta impressione, è il modo in cui si collega il tema della transizione energetica con la digitalizzazione, con questa idea che per rendere più efficiente il consumo energetico tutta la nostra vita deve diventare parte deve essere regolata da applicazioni, da una sorta di controllo senza controllo, ma autonomo quasi, sulle vite, che poi è sempre capitalizzato, implica sempre una messa a valore della vita privata, che era una delle poche cose rimaste al di fuori della mercificazione in parte. E ecco, quindi al di fuori di questa spinta di presa sulla vita, una spinta invece verso l'autodeterminazione di corpi e territori. Ho parlato troppo, ora sto zitta, poi se c'è altro spazio per il dibattito.